Benvenuti tra le coste del Mare del Nord, dove è situato il circuito di Zandvoort, distante 40 km da Amsterdam, per il Gran Premio d'Olanda di quest'anno. È una gara memorabile, come lo sono state le quattro vittorie di Jim Clark e tutti i suoi 370 giri completati su questa pista. Sono solo 4 i chilometri che completano il giro del circuito di Zandvoort. Con la superficie bagnata, alcune zone possono diventare pericolose e mandarti fuori dalla pista se non si frena al momento giusto. 14 curve in totale, il rettilineo è di 678 metri e offrirà sicuramente l'occasione migliore per sorpassare. A condividere con noi le emozioni della gara di oggi c'è Luca Filippi. Grazie per essere qui, Luca. Come vedi la gara di oggi e quali sono le condizioni del circuito? Mi sembra faccia piuttosto freddo, per cui sarà difficile mantenere le gomme alla temperatura ideale per ottenere la massima aderenza. Quando la pista è fredda, si fatica a tenere alta la temperatura delle gomme e questo naturalmente riduce il grip e può portare a commettere errori. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. Calabrese si posiziona in pole position e al suo fianco c'è Lewis Hamilton. Quindi il resto della griglia: Bottas, Leclerc, Max Verstappen e Albon, Vettel, Sainz, Norris e Sergio Perez, Stroll, Magnussen, Kimi Raikkonen e Ricciardo, Giovinazzi, Grosjean, Esteban Ocon e Dani Kvyat, Gasly, Russell, Mazepin e Nicolas Latifi. Manca poco e le 5 luci del semaforo presto. Fantastic podium result at the last race. Let's see if we can do it again today. Battery charge is high. Let's use that overtake button more. Sat in P2, Hamilton ahead. The gap is less than a second. They're on fresh inters. Leclerc is behind you. Okay, the gap behind is 1.0 seconds. They're on fresh inters. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. 4 laps remaining.
losing a small amount of time to the car behind. Keep pushing. A new fastest lap of the race. This is your final lap of the race. Nice work, that's P1. Race win. Well done. Molti avevano dubbi sulla loro vittoria qui a Zandvoort, ma ci sono riusciti e anche in grande stile.
Dimmi Luca, a cosa è dovuta la vittoria di oggi? È stata una giornata fantastica per i tre piloti che si preparano a salire sul podio. È merito loro se abbiamo assistito a un gran premio straordinario. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Calabrese aumenta il suo vantaggio nel campionato. Oggi non sono mancate le dimostrazioni di talento, Luca. Ma chi è stato il pilota del giorno, secondo te? Oggi Lance Stroll ha offerto una prestazione incredibile. La scuderia e i tifosi possono essere fieri di lui. E passiamo ai costruttori. Non ci sono novità al primo posto della classifica, ma la distanza si è assottigliata. Bella prestazione anche per la Racing Point, che dopo questo weekend migliora la posizione in classifica. Dopo un weekend del genere mi sento euforico e stremato insieme. A risentirci per il prossimo Gran Premio!